Qui in Senegal il primo caso positivo di Covid-19 è stato registrato il 2 marzo e oggi si registrano 342 casi positivi, di cui 3 decessi. Il dato più positivo riguarda il numero delle guarigioni, che supera il 60% dei casi totali. Si tratta però di dati da interpretare con estrema prudenza, perché i test che vengono realizzati ogni giorno sono molto pochi, 200-300 test al giorno e solo nelle aree urbane. Il governo ha attuato delle misure restrittive per combattere la pandemia. In particolare, dal 23 marzo è stato dichiarato lo stato di emergenza e il coprifuoco dalle 20 alle 6 del mattino. Gli spostamenti all'interno del paese sono molto limitati e tutte le frontiere del paese, sia aeree che marittime, sono chiuse dal 20 marzo. Noi, come LVA, ci troviamo a Thiès, a 70 km da Dakar, dove ci occupiamo principalmente di attività di sviluppo economico. Non abbiamo esperienza in ambito medico-sanitario, ma abbiamo comunque deciso di rimanere e di riconvertire alcune delle nostre attività in attività di risposta al Covid-19. In particolare a Thiès stiamo cercando di sostenere artigiani, sarti e stilisti locali per la produzione di mascherine da realizzare con materiale reperibile in loco. Le mascherine verranno poi distribuite gratuitamente alla popolazione di Thiès attraverso attività che organizzeremo per sensibilizzare la popolazione sui rischi e sui comportamenti da adottare per evitare la diffusione del Covid-19. In questo momento stiamo valutando poi con i nostri partner locali e soprattutto con le istituzioni competenti la possibilità di attuare altre attività, sia di sensibilizzazione che di supporto alla popolazione locale per mitigare gli impatti socio-economici di questa crisi.